Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, 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 io continuo a nutrire questa cavolo di fatina perché, ragazzi, c'è da fare veramente un sacco di casini. Veramente un sacco di casini. Bisogna fare dare da mangiare alla sfata, dare un sacco di cose perché nella missione secondaria, questa qui del Manifata, io. Per finirla devo insomma raggiungere il livello massimo, ma non siamo qui per questo. Oggi ragazzi siamo qui per questo. Siamo qui per continuare il capitolo nuovo. Nel capitolo precedente abbiamo finalmente riottenuto quel dipinto. Cosa? L'evento è terminato? Ah ragazzi questo. Oh che bello ragazzi, abbiamo vinto questo vestito di merda, questo bellissimo vestito ragazzi, mamma mamma mau. E abbiamo un nuovo evento, un cappello pennuto. Oh mio Dio, lo voglio, ma è veramente brutto, lo voglio assolutamente. Ragazzi, ora che siamo finalmente così, io mi potrei vestire in questo modo. Ragazzi, è osceno. È osceno. No, grazie. Grazie, ma no, grazie. Però, nel caso che riesca a finire questo evento, e non lo farò perché non avrò voglia di fare le lezioni e tutto, potrei anche pensare di essere vestito in questo modo. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se volete che io prenda questo cappello e. Insomma, a 100 mi piace, prenderò il cappello. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare. Se lo dite tutti i vostri amici, eccetera, sono sicuro che riusciremo a prendere questo bellissimo cappello di Marvel. Facciamo 75, dai, uno per ogni stellina che devo fare. Comunque, ragazzi, stavo dicendo, nell'ultimo capitolo abbiamo recuperato finalmente il capitolo. E se è il capitolo, il quadro della sala maledetta, che tecnicamente dovrebbe essere la stessa la scala. C'è la sala, ma mi sa che qua gli sviluppatori stanno facendo casini. E questo capitolo è tutto incentrato su Merdula. Merdula che. Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma. L'abbiamo distrutto il ghiaccio maledetto, non ci dovrebbe essere più ghiaccio lì. Comunque, Merdula, che insomma è una spezza di incantesimi come noi, dobbiamo fare cose, la stiamo in pratica addestrando. Pensate un po', stiamo addestrando Merdula, come siamo messi male. Perché il capitolo sembrava quasi che noi dovessimo finalmente amare Merdula, ma io la odio, non la voglio amare, quindi. Frack! E così questo è un corridoio maledetto. Mi aspettavo diverso essendo maledetto. Anche te mi sembravi diversa e sei pure maledetta, quindi. Spiacente di averti delusa? Maledetta merdula. Ah, non importa, ci sono abituata. Ragazzi, io non la sopporto. Ma perché dobbiamo fare questa roba? Non possiamo tipo Avada Kedavrarla e via? Ti ha vado la vita, merdula, ti ha vado la vita. E ora? L'ingresso della sala maledetta che stiamo cercando non è qui. Sì, lo so. Ti ho portato qui solo per farti vedere un corridoio maledetto. L'abbiamo detto nell'ultimo video precedente a questo, quello di ieri. Non ti stiamo portando a una nuova sala maledetta, ma a una vecchia sala maledetta, porca di quella merdula. O forse sì, non l'avevo considerato. No, ragazzi, non può essere qui, è dentro il ritratto della sala. Che vuoi dire? Il nostro unico indizio è il ritratto della sala e non mostra l'entrata della sala. Perché esso stesso l'entrata della sala, ce l'ha detto la Rakpick l'anno scorso. Il che potrebbe significare che è un'entrata molto ben nascosta. Perché è nascosta dentro il dipinto. Ragazzi, è nascosta dentro a quel cavolo di dipinto. E se l'entrata segreta di una sala maledetta fosse nascosta da qualche parte? Un corridoio maledetto sarebbe il posto ideale dove trovarla. No? Ragazzi, perché dovrebbero nascondere due sale maledette una accanto all'altra? Ragazzi, non l'hanno fatto, vero? No, 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 no. Ditemi che non l'hanno fatto. Ditemi che non la troveremo qui. Adesso ci mettiamo pure a finire le frasi l'uno dell'altra. Oh no, siamo pure romantici. Ragazzi, gli sviluppatori, io li ammazzo.
Beh, tu hai appena finito la mia. Sarà quando inizierò a fare altrettanto che comincerò a preoccuparmi. No, io mi sto già preoccupando, ma per gli sviluppatori gli crucio la vita anche a loro, eh. Credo mi ci vorrà un po' di tempo per abituarmi all'idea di collaborare con te. Sì, vale anche per me. Ragazzi, io li crucio tutti e due. Dai, iniziamo a cercare l'entrata segreta della sala. No, non facciamolo. Cruciamo Merdula e facciamolo da soli. Dov'è l'entrata? Non c'è nessuna. Dai, ragazzi, non ditemi che, cioè, che è davvero qua, perché non potrei sopportarlo. Non potrei sopportarlo per niente. Aiutami a dare un'occhiata qui, perché non sei in grado di farlo da solo, Merdula? Cerchiamo partendo dagli estremi opposti del corridoio. Vuoi dare te le direttive? Non credo. Ogni volta che sono entrato in una sala mi sono portato dietro almeno un amico. E abbiamo scelto sta cretina, abbiamo scelto. Pensate, forse si aprirà una porta segreta se spingiamo il mattone giusto. Non credo. Anche i tuoi complimenti sono taglienti, Merdula. Sì, in effetti. Se troviamo l'entrata, entreremo subito o torneremo prima da Rakipik e da Bill? È ovvio che torneremo indietro. E lasceremo Merdula lì dentro così viene merdulata. La Rakipik sarebbe fiera di me per quanta pazienza sto mostrando con te, o qualcosa del genere. Se non troviamo l'entrata subito, non significa che non sia qui. Beh, grazie. Bene, se non trovate una cosa, non vuol dire che non la trovate. Non dite a nessuno che ora andiamo d'accordo. No, non lo diremo a nessuno perché c'è proprio no. Ogni volta che sono entrato in una sala mi sono. Sì, l'abbiamo già letto, ragazzi. Guarda che statue, agghiaccianti. Direi che l'unica cosa da fare è questa, che secondo me si ripete. Vediamo un po' l'ultima frase. Sì, ragazzi, abbiamo fatto tutto il dialogo e per una volta è stato un dialogo completo e siamo riusciti a leggere tutte le cose e ripetere soltanto una volta le cose, quindi ottimo. Abbiamo setacciato ogni millimetro di questo corridoio e dell'entrata segreta nemmeno l'ombra. Oh, mamma mia, com'è depressa, ma. Ragazzi, ma davvero pensavate di trovare la sala maledetta dove c'è già stata una sala maledetta? Cioè, nel senso, capisco che gli sviluppatori hanno dei problemi. Ma non credo fino a questi punti, cavolo. Già, se c'è davvero un'entrata segreta qui, è nascosta proprio bene. Perché non mi dai qualcosa di più entusiasmante da fare per prepararmi alle sale maledette? Perché non ti vogliamo dentro la sala maledetta? Molto facile. Vuoi proseguire il tuo addestramento? Ora ti sfondo, Merdula. E non come sfonderei i penny. Molto, molto peggio. Beh, voglio smetterla di perdere tempo in questo corridoio. E va bene. Ti va di esercitarti nel duello? Oh, un nuovo duello con Merdula. Molto, molto interessante. Ti ho sfidato già a sufficienza in passato. Sì, vero. Quindi niente duello con Merdula? Abbiamo cambiato idea? Ma la Rakipik ci ha fatto preparare per dei draghi. E se dovessimo affrontarne uno? Anche questa è una cosa assurda. Dai, non può esserci un drago fuori da una sala maledetta o comunque dentro. Perché, allora, le sale maledette sono comunque delle stanze che non si sa come possano essere nascoste dentro Hogwarts. Però vabbè, lasciamo stare. Come fa a sopravvivere un drago lì dentro, senza. Nulla. Cioè, ragazzi, avete visto Game of Thrones? Avete visto che comunque i draghi, se vanno in cattività, diventano sempre più piccoli fino a morire. E quello starebbe qui da non si sa quanti centinaia di anni, probabilmente, senza mangiare nulla poi. Non possiamo far pratica di duello con un drago. E infatti lo faremo io e te. Ma possiamo esercitarci nel duello contro una creatura. Ah, interessante. Accechiamo una creatura. Non mi dire la manticola lì, come si chiama? No, la chimera, perché no, eh. E penso proprio di sapere quale sia la creatura perfetta per i nostri scopi. Ragazzi, io spero un molliccio a questo punto. Perché fare tutto il resto non avrebbe senso. Ma soprattutto, perché un molliccio deve diventare un drago? In effetti, perché non è la nostra più grande paura. Quindi, no, non può essere un molliccio. Secondo voi, che creatura è? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E fatelo adesso perché secondo me fra qualche secondo, quando andrò avanti nel dialogo, vedremo la creatura. Quindi ragazzi, vi lascio 5 secondi facciamo 10 secondi per scrivere qua sotto qual è la creatura che voi pensiate che. Vabbè,
affronteremo. E adesso vediamo un po' la soluzione. Beh, io mi rifiuto di duellare senza il mio istruttore di duello nei paraggi per sicurezza. Merdula ha un istruttore di duello? Cosa? Allora andiamo a cercare Diego. Ah, è vero. Poi dirigiamoci al boschetto della foresta. Quindi ragazzi dovremo affrontare... Ah, scherzavo, avete tutto il tempo del mondo per decidere perché, che cosa affronteremo, lo scopriremo domani. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sono molto, molto... sono molto, come si dice, curioso di sapere questa cosa. Ma ragazzi, tutto questo lo faremo nella prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. E oggi mi metterei a continuare a vincere un duello. Questa missione secondaria che ci dà delle gemme a caso, io non so perché l'abbiano fatta o meno. Io spero che alla fine di tutti questi 25 duelli non ci diano tipo 5 gemme, perché a questo punto io mi metto a piangere veramente. Elaine con il maglione alla Weasley che mi batte già subito e sono un po' triste per questa cosa. Mi brucia questo, ecco, brucia per un turno, pure che tra l'altro la bruciatura per un turno fa più male dell'attacco stesso. Bene ma non benissimo, ragazzi, mi sa che ci rifà del male, mi sa che siamo morti, ragazzi. Esatto. Pure, ma certo, ovviamente quando io posso vincere non posso fare il resto. Ragazzi, io l'unica cosa che posso fare adesso nella speranza di vincere è difensiva. E mi è andata bene e posso... cura alta nel tempo, che però c'è scritto alta, però secondo me in realtà mi dà un tipo un tubo di niente ora, tipo mi dà un più 2. Infatti, più 3, cioè cura alta, cura alta. E ora mi dà più... siamo morti. Sì, siamo decisamente morti. Ragazzi, è stato bello e morti. Se ora brucia, no, che siamo storditi. E ora siamo decisamente morti. È stato bello giocare con voi. Il primo duello sconfitto dopo 7 vinti. E spero che non... Oh mamma mia, come sei brutto, come sei... Sono un Klingon. Abbiamo perso contro un Klingon, è normale. Spero che non si resetti il... Ok, no, non si resetta, per fortuna. Il premio misterioso. Ogni 8 vincite avremo un premio misterioso. Se tutto va bene, nella prossima puntata avremo il premio misterioso. Chissà cos'è. C'è un solo modo per saperlo: guardare il prossimo video. Ma direi che per oggi è davvero tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Mystery, dove andremo a sconfiggere questa creatura fantastica. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto che creatura pensate che sia. E mi raccomando, 75 mi piace per farmi impegnare a... Ah no, sono 70 ragazzi, dai, solo 70, non 75, ma 70. Vabbè, a quel punto li finirei tutti. Per farmi prendere questo orrendo cappello da abbinare a questo orrendo vestito che è veramente osceno e che ora non troverò mai più. Dov'è? Questo qua. Brutto, ma veramente brutto. Quindi, per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Iscrivetevi al canale. Mamau!